Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati nel mio canale. Quest'oggi vi voglio mostrare questo smartwatch della The Blades, il Vibe 3 con heart rate, quindi con misuratore di battito cardiaco. Uno smartwatch che è davvero economico, perché parliamo di circa 35 euro su Gearbest, vi metterò anche il link per l'acquisto. Un smartwatch che secondo me ha davvero delle buone caratteristiche per quello che è magari il suo prezzo di vendita. Uno smartwatch che trovate in diverse colorazioni, dal cinturino nero al cinturino un colore blu oppure il rosso, quindi potete scegliere quello che magari preferite a livello cinturino. Costruzione e qualità generale di questo smartwatch è davvero buona, non mi aspettavo una qualità del genere. Sembra comunque ben fatto. Andiamo a vedere il contenuto della scatola, che è davvero scarno, perché comprende il manualetto di istruzioni, davvero scarno e poco utile. Ci sono solo le informazioni principali per la ricarica, per scaricare la sua applicazione che viene chiamata Wear Health, e il suo cavetto per la ricarica. Ricarica che avviene in modo abbastanza valido, secondo me, anche a livello proprio di facilità di ricarica. Il suo connettore si va ad agganciare in modo con una modalità magnetica nella parte inferiore della cassa. Andiamolo a sballare. Nella parte inferiore si va ad agganciare, come vedete, riuscendo a permettere il perfetto centramento del dispositivo. Se andiamo a utilizzarlo per fare una prova di ricarica, vi farò vedere che anche tramite un power bank, ad esempio, lo smartwatch si ricaricherà. Si ricaricherà non solo, appena premete il tasto di accensione vedrete comunque la sua modalità che può essere utilizzata con diverse watch face 3 in questo caso. Questa qui, che mostra comunque una grafica praticamente verde e grigia. La seconda modalità, che comunque è una modalità con questo sfondo, questa schermata così. E la terza, che è quella un po' più colorata, un pochettino forse più fantasiosa. Nell'utilizzo con screensaver potete andare a verificare e utilizzare per lo sfondo un'immagine vostra con l'orario in sovraimpressione. Come vedete, la ghiera superiore è una ghiera metallica con le sue belle viti a vista. Stacchiamo la ricarica, andiamo a vederlo nel dettaglio. Anche buone finiture, buona qualità generale anche della cassa che è dichiarata water resistant. Vediamo la IP67 water resistant, quindi sicuramente potrete farci la doccia o comunque il bagno, ma ovviamente non vi consiglio di esporlo a profondità elevate. Tutti e quattro i tasti sono tasti fisici, quindi non c'è il touch. Nelle modalità che trovate ci sono le menu completamente in inglese, quindi i vari passi, le chilocalorie, i chilometri percorsi, i battiti con il suo rilevatore di battito che potete verificare e posizionare. Ovviamente più lo tenete ancorato al polso, più sicuramente la misurazione sarà reale. Lo vedete vicino allo smart band della Xiaomi, vedete ovviamente questo display è molto più luminoso. La misurazione è avvenuta con successo. Potete anche impostare lo sleep, quanto tempo, leggere i messaggi, fare attività sportive o impostare un timer, oppure trovare il vostro dispositivo o spegnerlo tramite il tasto di accensione, e in questo caso il dispositivo può essere completamente spento fino a che non lo riavviate. L'applicazione, andiamo ad accendere, riacceso, accensione davvero velocissima. Se lo andiamo a comandare con un'applicazione che potete vedere qui, si chiama Wear Health. Con questa applicazione andate a impostare alcune attività sportive per quanto riguarda le varie attività. Se avete, come vedete qui, c'è la possibilità di andarlo a gestire per quanto riguarda i passi, quindi l'obiettivo e l'obiettivo delle ore di sonno. La possibilità di monitorare in continuo e quindi andare a far lavorare il sensore di battito cardiaco in modo continuativo, le impostazioni per il salvaschermo, come vi dicevo, quindi la selezione anche di un'immagine dello sfondo che potete selezionare, il colore del carattere nel salvaschermo e se lo volete o meno.
Qui come vedete io ho attivato il monitoraggio del battito cardiaco in continuo, quindi questo dispositivo in questo caso sta monitorando l'attività cardiaca in modo praticamente continuativo. Ovviamente con questa modalità l'utilizzo è non più di una giornata. Se invece non attivate il lettore di frequenza cardiaca in modo continuativo, potete utilizzarlo senza alcun problema per almeno 3 giorni o 5 giorni, dipende un po' dalle notifiche, da quello che magari impostate qui. Possibilità di ricordarvi la chiamata, gli SMS in modo non disturbare. Questo più ricordi, non so se è una tradizione, sicuramente traduzione approssimativa di questo, ma quindi fare dei reminder in base all'applicazione, ricordarsi, quindi delle notifiche per quanto riguarda di prendere magari le medicine, incontri vari, oppure la modalità se dentario, o ricordati di bere. Ci sono comunque delle impostazioni. L'aggiornamento firmware, non ci sono altre impostazioni per l'aggiornamento firmware. Quindi quando lo alzate, sicuramente questo smartwatch vi permetterà di farvi vedere l'ora, quindi una volta tirato su ovviamente potete andare a vedere l'ora. Vediamo, aspettiamo che vada in stand by, lo abbassiamo, lo tiriamo su e in effetti vedete anche comunque un'ora. Questo smartwatch a me ha davvero sorpreso, buona qualità costruttiva come vi avevo appena detto, il cinturino in silicone è comunque un cinturino di qualità media. Non ho avuto problemi nel provarlo, nel metterlo magari su e serrarlo anche abbastanza. È possibile utilizzarlo anche con polsi abbastanza, con diametro abbastanza elevato, quindi non ci sono problemi di sorta. Cinturino che è comunque sostituibile con altri tipi di cinturini che magari hanno lo stesso interasse, la stessa dimensione. Al momento io vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando se il video vi è piaciuto datemi un bel like, condividete e iscrivetevi al canale. Mi raccomando anche condividete il canale con i vostri amici, cercate di aiutarmi a crescere e se volete acquistarlo cliccate sui miei link. Grazie ancora per l'attenzione, alla prossima recensione, ciao!